Giancarlo, grazie Giancarlo, io sono Davide. Allora, guardi Giancarlo, è un po' emozionato? È normale, sul palco. Allora, guardi, si metta... Allora, guardi, la faccio sedere. Si sieda pure. Si metta comodo. Ok, è un po' più rilassato adesso? Oh, benissimo. Allora... Io l'ho chiamata Giancarlo perché volevo fare non tanto un gioco di prestigio, fino adesso abbiamo fatto giochi di prestigio, volevo fare un gioco di società, un gioco abbastanza noto, di cui sarà protagonista per esempio questa pallina qua, va bene? È il famoso gioco del silenzio, che i bambini sicuramente ricordano dalla scuola materna, è molto semplice Giancarlo. Io farò finta di mettere questa pallina in una mano piuttosto che in un'altra e lei dovrà indovinare dove si trova la pallina, d'accordo? Allora, guardi, cominciamo con delle mosse semplici, per esempio, in questo modo, dov'è la pallina? Ok, quindi non si preoccupi, è un po' emozionato. Lei comunque ha risposto benissimo, nel senso che deve essere istintivo, senza fermarsi troppo. Ok, ancora, per esempio ora, dov'è la pallina? Oh, vede? Bravissimo. Andiamo sempre più veloci, e ora? Oh, bene. E se invece faccio così? Ci andò vicino, quindi è? Ok. Facciamo un applauso perché è paziente. Allora, sempre più difficile, eh? Attenzione, facciamo così. Ora? Bravissimo. Possiamo passare alla numero 4. E attenzione, sempre più veloci. Voi mi raccomando, non suggerite, eh? Rispondi in maniera istintiva, senza pensarci. No, quindi è? Oddio, sembra, perché in realtà le palline passano in tasca. Però si concentri, eh? Si concentri. Silenzio voi, non suggerite. Uno, due, tre, e ora? Quindi, eh? Bravissimo. E se faccio in questo modo? No, quindi, eh? E c'è andato, quindi arriva, ovviamente, nella tasca. Benissimo. La sua tasca è intera. Ah, mi raccomando, eh? Di nuovo. Uno, due, tre. No, e quindi, ovviamente, facciamo così. Li facciamo proprio sparire. Va bene? Facciamogli un applauso ancora perché per la pazienza. Prendo altri oggetti che siano un pochino più visibili anche da lontano, perché mi rendo conto che le palline, anche se c'è il maxi schermo, possono essere poco visibili, e quindi ho pensato bene di portarmi da casa per esempio un arancio. Allora, cominciamo con le cose semplici. Per esempio, se faccio in questo modo, dov'è l'arancio? Non ci pensi, si butti. Ah, uno sta uscendo. Proviamo di nuovo. Via. Dov'è l'arancio? Sempre più veloce. Ora? Bravissimo. E se faccio così? Ah, l'ho vista un po' titubante però, eh? Mi raccomando però, non ci pensi, veramente. Vai, forza. No, e quindi è? No. Ovviamente dovrei dire passa in tasca, però facciamo semplicemente sparire. Utilizziamo un altro arancio, va bene? Mi raccomando, eh? E se faccio per esempio così? No, è che di nuovo sparisce. Allora, dato che quelli seduti... seduti in platea e anche in galleria pensano di essere più furbi, allora li mettiamo alla prova anche loro, va bene? Allora, utilizziamo sempre una pallina di spugna un pochino più grande, d'accordo Giancarlo? Non si preoccupi, eh? Lei risponda istintivamente come prima. Qua? Qua? Non si può fregare. Mettiamo alla prova loro? Allora, vediamo, e se faccio un po' di confusione così? Si vede? Quindi è qui. Pensate di qua? No, perché in realtà qua c'è una palla un po' più grande. Ringraziamo il signor Giancarlo, grazie.